Siamo con Antonello Bernardi, consigliere comunale uscente del Partito Democratico, ricandidato nella fortissima lista del PD che sosterrà il sindaco Massimo Cialente, piena di big. Come mai questa decisione di continuare l'impegno per la città? È stata sicuramente una decisione sofferta, perché l'impegno è importante. Sono stato convinto dal fatto che in alcuni momenti non ci si può tirare indietro rispetto ad una situazione così importante per la città, per una città terremotata, e pertanto ci si mette a disposizione degli elettori che poi decideranno cosa fare. 2 settimane dal voto, qual è lo scenario? È quello che si tratteggia di un possibile ballottaggio Cialente De Matteis, oppure Cialente può vincere il primo turno o anche Properzi può fare la sorpresa? Ma guardi, io non sono esperto di ballottaggi, quindi non riesco a dare una risposta. Diciamo che la cosa più probabile è che ci sarà un ballottaggio tra De Matteis e Cialente, o addirittura una vittoria che tutti ci auguriamo, quelli della nostra parte, di Cialente al primo turno. Per quanto riguarda la lista del PD, come abbiamo detto, è una lista molto forte, questo l'hanno riconosciuto tutti gli analisti, 10-12 nomi buoni possibili consiglieri, sarà una competizione interna serratissima, qualcuno resterà scontento di sicuro. Ma intanto l'importante è che ci siano persone in gamba, persone votabili, e questo è persone qualificate, e questo è un bene per la città innanzitutto. Il fatto che poi ci sia una competizione è un fatto abbastanza naturale, lo è sempre stato all'interno delle elezioni comunali, e sarà bene che le persone, prima di dare il voto, riflettano con attenzione chi votare. Tutti i consiglieri comunali uscenti sono stati ricandidati, significa che il partito considera positivo il lavoro svolto? Ma il lavoro svolto è stato sicuramente positivo, con tutte le difficoltà del caso. Tu, da giornalista sportivo, mi insegni anche che non tutte le partite sono uguali. Quando una partita tra il primo e il secondo tempo ti cambia in maniera così importante come è successo all'Aquila, forse all'inizio ti trova leggermente impreparato, però tutto sommato alla fine penso che si sia fatto un lavoro molto molto onesto. Per quanto riguarda i temi della campagna elettorale, sono anche temi della ricostruzione chiaramente, uno di quelli più importanti di cui si è parlato, lanciato anche dal governo ai massimi livelli con Mario Monti, con Fabrizio Barca, è quello della Smart City, però all'Aquila se n'era già parlato. Sì, questo progetto Barca della Smart City è un progetto che in parte avevamo già ripreso nel dicembre del 2009, presentando un documento sulla ricostruzione sostenibile. Era un documento che nasceva da un altro documento, L'Aquila rinasce dalle macerie, è ancora nei cassetti del governo, soprattutto del Ministero dell'Ambiente, in quanto questo documento, elaborato anche da me con il professor Spagnolo dell'Università della Sapienza, è finito a Copenaghen e prevede un abbattimento del 50% dell'anidride carbonica. È un qualcosa di importante, è un qualcosa di applicabile, è un qualcosa che va ad incidere anche in maniera importante su quella che è la vera ricchezza, sul prodotto interno dell'Aquila, che stranamente sono le macerie. Le macerie hanno un valore incalcolabile, e penso, attraverso questo processo di lavorazione delle macerie, attraverso l'utilizzo di quello che viene dalla lavorazione delle macerie, può venirne un'economia vera, un'economia che non è l'economia caritatevole, perché viene da un prodotto nostro, certo, e per la quale non dobbiamo chiedere nulla a nessuno, e quindi, mettendo insieme il progetto della Smart City, che progetto proiettato in avanti, un progetto concreto che è quello della ricostruzione del centro storico, quantomeno in brevi tempi quello dell'asse centrale, quello che va dalla Fontana Luminosa fino a Colle Maggio, questo probabilmente deve essere il nostro primo obiettivo, ecco qua, ricostruzione sostenibile della parte centrale del centro dell'Aquila. Ultima domanda, lei è anche medico ospedaliero, quindi la ricostruzione dell'ospedale, che a volte procede, a volte arranca,
difficile da portare avanti anche per la vastità dell'area, la vede dall'interno. Qual è la sua valutazione su questo? Ma guardi, io per 10 anni ho fatto sindacato all'interno dell'ospedale, l'ho fatto davvero con, lo sapete, con molta forza, con molta onestà. Avevamo fin dall'inizio, sapevamo fin dall'inizio che anche da prima del terremoto, che questo era un ospedale in cui si spendeva molto per la quotidianità, e questo riguarda il personale, questo riguarda il gas, riguarda la pulizia, un ospedale stesso. Avevamo provato, portando anche Gino Strada, avevamo pensato di ricostruire un ospedale ex novo, un ospedale molto competitivo. Si è presa la seconda decisione, quella di ristrutturarlo. Con fondi che inizialmente erano sicuri, che erano quelli legati all'assicurazione, certo, per la ricostruzione. Poi c'è stata una sorta di giro di valzer di questi fondi, per cui ancora non è chiaro se tutti quanti sono stati utilizzati per la ricostruzione, se sono stati rimessi nel calderone del debito sanitario, se sono stati utilizzati nell'unione, che noi onestamente abbiamo contestato, delle due ASL, delle ASL di Avezzano e dell'Aquila. Noi preferivamo far prima l'ospedale dell'Aquila e poi fare l'unione delle, certo, due ASL, in maniera tale che vi fosse quantomeno una parità. Io penso e mi auguro che l'ospedale presto raggiunga il suo obiettivo di ricostruzione, e me lo auguro perché davvero da oggi in poi, ma forse da ieri in poi, quando parliamo di sanità sappiamo di che cosa parliamo. Quando noi parliamo di sanità, per non far diventare il termine sanità un termine generico, quando parliamo di sanità parliamo di persone che stanno male. Cioè un servizio, parliamo, non è un'azienda. Parliamo di persone che stanno male. Quando parliamo di inappropriatezza di una prestazione, significa che al paziente noi stiamo facendo un qualcosa di cui non ha assolutamente bisogno. Noi parliamo di corpi di donne, parliamo di corpi di uomini, e quindi è questo che deve destare l'attenzione e deve far rivolgere la forza ad una ricostruzione rapida dell'ospedale.